Sto per spiegarvi come in soli 10 minuti potete creare un canale YouTube che vi porterà a ottenere risultati come questi in modo completamente anonimo. Ho parlato spesso all'interno dei miei video di come YouTube Automation ad oggi rappresenti uno dei migliori business model per iniziare a guadagnare cifre consistenti, perché non richiede investimenti, non richiede collaborazioni esterne o sponsorizzate di alcun tipo, e potrebbe iniziare a farlo letteralmente chiunque. Vi ho parlato di come creare dei contenuti gratuiti, di come farli diventare virali e come riuscire ad incassare i primi guadagni. Oggi invece voglio mostrarvi tutto il processo di creazione di un canale faceless, dall'inizio alla fine, e lo farò in soli 10 minuti. Benvenuti in questo video, ragazzi. Per chi ancora non mi conoscesse, mi presento velocemente. Il mio nome è Francesco Polesel e dal 2018 sono un imprenditore digitale. Ho cominciato il mio percorso con l'e-commerce e ad oggi mi occupo prevalentemente di YouTube Automation e di creazione di asset digitali in grado di farmi guadagnare svincolando il mio tempo dalle mie entrate. E ad oggi aiuto centinaia di persone a fare lo stesso grazie a YouTube University, l'accademia digitale numero uno in Europa riguardo la monetizzazione su YouTube. Prima di iniziare a spiegarti come creare e avviare un canale YouTube faceless in soli 10 minuti, ti ricordo di iscriverti al mio canale, lasciare un like e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sull'uscita di nuovi contenuti come questo. In questo video vedremo i passaggi fondamentali da seguire nella creazione di un canale faceless di successo, gli stessi che insegno all'interno dei miei percorsi e che hanno portato me a lasciare il mio lavoro da pizzaiolo oltre 6 anni fa. Ma per prima cosa, se sei nuovo in questo canale e non hai mai sentito parlare di YouTube Automation, è doveroso fare un'introduzione. Come funziona questo modello e in che modo puoi sfruttarlo per generare del denaro? Ci sono 3 modi principali grazie a cui puoi iniziare a guadagnare grazie a questo business, che sono AdSense, affiliazione, e accorpiamoci anche e-commerce, e product placement. Ma partiamo con il primo punto, AdSense. Avete presente tutte quelle fastidiose pubblicità che appaiono mentre state guardando un video YouTube e che vi fanno salire il sangue al cervello? Bene, in questo business consideratele le vostre migliori alleate. Spiegate in modo semplice, il concetto è: carichi un video, YouTube riprodurrà degli annunci sul tuo video e ogni volta che qualcuno li vede, la piattaforma genererà del denaro di cui una percentuale verrà data a te. Quindi in sostanza, più views otterrai, più le pubblicità verranno viste dagli utenti e più tu guadagnerai. Semplice. E per fare questo ci sono 2 parametri che devi tenere sempre in considerazione. Il CPM e l'RPM. Per CPM si intende il costo per 1000 impression e rappresenta la quantità di denaro che gli inserzionisti pagano a YouTube ogni 1000 visualizzazioni che fa il tuo video. Quindi ad esempio, se uno dei tuoi video ottiene 100.000 visualizzazioni e il CPM di 5 euro, le entrate totali del tuo video saranno di 500 euro. Questa è la somma che genera YouTube per posizionare la pubblicità sul nostro video. L'RPM invece sta per revenue per 1000 impression e costituisce l'importo che YouTube ti paga come proprietario del canale ogni 1000 visualizzazioni e viene calcolato dividendo le entrate totali per il numero di visualizzazioni totali monetizzate o non. Per esempio, se il tuo RPM è di 5 euro anche in questo caso, per una cifra simbolica, significa che guadagnerai 5 euro ogni 1000 visualizzazioni monetizzate. Se avete già dei canali e vi interessa sapere in che modo potete migliorare questi parametri, scrivetemelo nei commenti e vi farò un video a riguardo. La forma di monetizzazione AdSense è in assoluto la più semplice e migliore per generare denaro attraverso i vostri video. Ma vediamo ora l'affiliate oppure l'e-commerce, che consiste semplicemente nel vendere dei prodotti o servizi di altre aziende che tramite dei link sotto i vostri video in cambio di una percentuale sulle vendite. L'affiliate è molto remunerativo se hai già una community di persone che ti seguono e che si fidano di te. Diversamente è molto più difficile ottenere dei risultati concreti, senza contare che stiamo parlando di un mercato molto molto competitivo. Il terzo modo in cui puoi generare denaro grazie a YouTube è il product placement, ed è una forma di monetizzazione tipica di Instagram, utilizzata soprattutto dagli influencer. Infatti consiste di sfruttare la propria visibilità per mostrare prodotti o servizi da altre aziende, anche in questo caso in cambio di una percentuale sulla vendita che porterai, oppure su una somma prestabilita. Ma come prima, per ottenere dei risultati concreti velocemente, questo metodo richiede una certa visibilità iniziale, altrimenti potrebbe essere molto molto faticoso. Ma comunque, qualsiasi sia il modo da te, in questo video ti spiegherò il processo operativo per la creazione di un canale. Quindi ti consiglio di arrivare fino alla fine del video, perché ho in serbo un piccolo regalino per te. Ma bando alle ciance, cominciamo subito. Il primo step molto importante da non sottovalutare è la scelta della nicchia. Adesso ti darò 3 consigli che possono guidarvi in questa scelta. Parla di ciò che ti piace. Parla
di ciò che funziona, parla di ciò su cui hai esperienza. Ho stilato una lista di 15 nicchie che secondo la mia esperienza fanno parte delle top performer su YouTube e che possono guidarti nella scelta dell'argomento. Ad esempio, se sei un appassionato di calcio, potresti iniziare cercando dei canali monetizzati che ne parlano, andare tra i popolari e sfruttare le stesse leve per i tuoi video. Non ti sto dicendo di copiare passo a passo ciò che fanno le persone, ma devi trovare l'idea prendendola da altre nicchie e testarla modificando l'argomento. Un esempio potrebbe essere questo: le reazioni più divertenti nel tennis è un argomento che ha funzionato? Sì. Bene, potresti replicare la stessa idea nel calcio. E così via. È probabile che i primi video che farai non andranno bene, ma non preoccuparti, è normale. Devi testare, sbagliare e riprovare. Arriverà il momento in cui capirai il meccanismo e inizierai a vedere i numeri salire sempre e sempre di più. Il secondo step invece riguarda la parte operativa, quindi la creazione dei contenuti. E qui puoi scegliere di prendere due strade. Puoi farlo tu in prima persona oppure delegare questa parte a qualcun altro. La domanda che devi farti in questo caso è: ho più tempo o ho più soldi? Io ad esempio quando ho iniziato lavoravo come pizzaiolo e non guadagnavo tanto, per cui la sera quando tornavo a casa mi creavo i contenuti in autonomia. Con il tempo, quando ho iniziato a vedere i primi risultati e di conseguenza aumentavano le mie entrate, ho iniziato a delegare tutta la parte operativa a persone esterne. Se anche tu sei in questa situazione, voglio darti qualche consiglio per creare dei contenuti in modo semplice, automatizzando quanto più possibile il processo. Per prima cosa dovete creare il canale scegliendo il nome utente e una foto profilo e anche un'immagine di copertina. Per entrambi i casi vi consiglio di non buttare via troppo tempo a cercare o pensarci, perché non è quello che determinerà la buona riuscita dei vostri video. La maggior parte delle persone li ignora totalmente. Dovete invece concentrarvi sulle quattro componenti principali che riguardano la creazione di un contenuto, che sono lo script, il voiceover, l'editing e la miniatura, che sarebbe la copertina del vostro video. Per quanto riguarda lo script del video, potete utilizzare principalmente due strumenti. Il primo, che sicuramente ormai conoscerete tutti quanti, è ChatGPT, che se lo sapete usare, veramente può dimezzarvi il lavoro, se non ridurvi di 4 volte. Infatti, scrivendo sulla piattaforma, per esempio, copy per un video YouTube sulle celebrità del calcio, lui automaticamente scripterà il vostro video intero e tutto ciò che vi rimarrà da fare sarà il controllo e l'ottimizzazione, e il gioco sarà fatto. Il secondo strumento che potete utilizzare è il Reading Time Calculator, che copiando e incollando il testo qui vi permetterà di capire quanto verrà lungo il video. La durata consigliata per i video di questo tipo è tra gli 8 e i 12 minuti, sia per un fattore di monetizzazione sia per un fattore di intrattenimento, ma se non riuscite a mantenere alta l'attenzione potete anche scendere un pochino di minutaggio. Passiamo ora al voiceover. Infatti, una volta che avrete scriptato il testo, dovete capire se sarete voi a recitarlo o se sarà qualcun altro a farlo, o ancora se utilizzare l'intelligenza artificiale. E in tutti e tre i casi potete automatizzare il processo grazie a Livion Labs, una piattaforma che vi permette di salvare la vostra voce o quella di qualcun altro e di utilizzarla in tutti i video senza bisogno di registrare ogni volta. Oppure potete utilizzare delle voci preimpostate già presenti sulla piattaforma. Non è un consiglio totale, ma può darvi una grande mano. Vi basterà andare su livionlabs.io e nelle impostazioni scegliete tra una delle voci preimpostate. Oppure aggiungete una nuova voce, che potrebbe essere una vostra clip audio o quella di un vostro amico o di un conoscente. Dopodiché vi rimarrà solo da inserire lo script in questa sezione di testo. Cliccare genera ed ecco fatto. Avrete l'audio del vostro video pronto per essere utilizzato. Il penultimo passaggio è quello che riguarda la creazione del video, ma state tranquilli, non dovete registrare un film, per cui non serve avere esperienza nel video editing, né tantomeno creare degli scenari particolarmente dettagliati. Ad oggi esistono un'infinità di strumenti che potete utilizzare per automatizzare il processo di editing. Come ho elencato in un video che ho registrato qualche settimana fa, strumenti come Final Cut, DaVinci, ancora più semplicemente come CapCut, sono intuitivi da comprendere. Inoltre, YouTube è pieno di tutorial da 1 a 2 ore che potete imparare a utilizzare in modo molto velocemente tutte queste applicazioni. Esiste anche uno strumento di intelligenza artificiale che si chiama Clipchamp, creato per chi ha completamente zero esperienza e che permette di editare gran parte dei video in maniera automatica. Una cosa che dovete curare è la musica. Molti la sottovalutano scegliendola a caso oppure evitando proprio di metterla, ma in realtà è una delle componenti fondamentali del video. È importante che sia corrente con il testo. Io solitamente utilizzo la piattaforma Artlist.io per selezionare musica di ogni tipo e non soggetta a copyright, perché è molto importante che non infrangiate anche il copyright. YouTube vi dà anche una grande libreria di contenuti musicali e potete utilizzare pure quelle. L'ultimo elemento necessario per concludere la creazione del vostro contenuto è la miniatura, ossia la copertina che avrà il vostro video su YouTube. Anche in questo caso il mio consiglio è quello di prendere spunto dai vari competitor, perché seppure è vero che un libro non si giudica dalla copertina, nei social, in particolare su YouTube, dove sono
sono presenti un sacco di video. È importante che sia coerente ed originale e che soprattutto attragga molto l'attenzione. Per crearlo potete utilizzare Photoshop per i più esperti o Canva, uno strumento molto intuitivo che vi permette di crearli da zero e utilizzare dei template già preimpostati. Oppure potete utilizzare ancora l'intelligenza artificiale con ChatGPT, con DALL-E oppure Midjourney, che vi permette di generare qualsiasi tipo di immagine. È una qualità pazzesca ormai. Una volta che avrete creato e pubblicato il vostro contenuto, per verificare se avete fatto tutto un buon lavoro dovete monitorare i due parametri fondamentali, che sono il CTR, che sta per click through rate, che rappresenta la percentuale di persone che hanno cliccato sul vostro video dopo averlo visto. Vi faccio un esempio: se YouTube mostra il vostro video a 100 persone, 10 lo cliccano per vederlo, allora avrete un CTR del 10%, che è un ottimo risultato già. Il secondo parametro che dovete tenere a mente è il watch time, che rappresenta il tempo di visione del video, quindi ti farà capire se il vostro pubblico ha guardato tutto il video oppure ha visto solo pochi minuti. DALL-E potrete prendere molte decisioni in base al contenuto da produrre per la prossima volta. Devo fare un piccolo disclaimer: l'intelligenza artificiale non sostituisce al 100% ciò che dovete fare voi, ma vi può dare una gran mano, quindi può farvi creare qualcosa in maniera più veloce, come ad esempio lo script, il video, oppure cercare le clip, oppure creare le copertine. C'è tanta roba che può farvi, o la voce, però non è un sostitutivo intero del vostro cervello. Metteteci il cervello e utilizzate le AI per farvi dare una mano, potrebbe potenziare molto il risultato, ma non pensate che si possa far tutto con le AI, se no starei anch'io così sul divano a dormire. Questo, ragazzi, era il processo per la creazione di un canale faceless. Non otterrete risultati dopo il primo video e probabilmente nemmeno dopo il secondo o il terzo. Ci vuole perseveranza, ma vi garantisco che con il tempo riuscirete a vedere i primi risultati. La chiave per avere successo su YouTube è la costanza, non la perfezione. Eccoci arrivati alla fine del video. Vi avevo promesso un piccolo bonus se foste arrivate fino alla fine del video, e questo si trova proprio qui sotto. Se avete guardato questo video, probabilmente è perché avete capito la reale potenza di questo business, e devo dirvelo, ci avete visto molto lungo, perché non sono molti i business che vi permettono di avere questo tipo di prospettiva senza dover investire e senza avere esperienza soprattutto. Per questo ho deciso di darvi una mano. Anni fa, quando ho iniziato, avrei pagato oro per avere qualcuno che mi spiegasse in che modo ottenere buoni risultati velocemente. Ad oggi probabilmente le mie entrate sarebbero triplicate, ma purtroppo così non è stato. E perché non riuscivo a trovare nemmeno una persona che lo facesse seriamente, ma nemmeno per un confronto, anche solo per parlarne. Per questo ad oggi voglio essere io ad aiutare chi come me ha avuto voglia di mettersi veramente in gioco per cambiare la propria situazione, e sono sicuro che se sei qui, tu fai parte di quelle poche persone. Ho deciso di regalarvi una lezione gratuita in cui vi svelo i 3 step fondamentali per iniziare a guadagnare i vostri primi soldi su YouTube, e in più in regalo avrete anche una consulenza personalizzata con uno dei coach del mio team, a cui potrete chiedere tutto quello che volete. Dubbi, domande, curiosità e obiezioni, siamo qui per questo. Quindi clicca il primo link in descrizione e inizia a sfruttare questo social nella maniera più giusta. Basta cazzeggiare. E se questo video vi è piaciuto, vi ricordo, lasciate un like sul video, commentatelo, vi risponderò ovviamente, e attivate la campanellina per restare sempre sul pezzo con nuovi contenuti che pubblicherò e restare aggiornati su tutto ciò che farò. Quindi vi ringrazio per essere arrivati fin qua e ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao a tutti.